Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Dark Knight. Cos'è sta merdaccia che appare qua? Vabbè, vi faccio vedere che ho fatto delle cose a telecamere spente, ho sistemato di sotto l'impianto dei nostri motori industriali, li ho sistemati per bene. Qua continua la corsa al sugo di Redstone. Lol. E andiamo a vedere in sostanza. Qui, come vi ho fatto vedere, ho sostituito i tubi per questi macchinari qua. Invece sotto ho fatto una cosa un po' particolare, perché guardate, pure qua ho sostituito i tubi, ma guardate come è venuto bene, guardate, avete visto? Venuto bene? Qua poi ho messo un commercial steam engine, non un industrial, perché vedete si ferma al giallo, non sale di più, non arriva al rosso, quindi va tranquillo, è un'energia perenne. E gli ho fatto arrivare il vapore direttamente dallo stesso vapore per cui prendono i motori industriali. E ne avevo aggiunto anche uno di motore industriale, vedete, sono 6. E perché sono spenti? Perché è già carico. Si è caricato in un lampo. Faccio vedere che come ho sistemato qua i tubi. Guardate come è venuto bene. Ho messo qua sotto un portable tank, vi faccio vedere. Eccolo qui. Portable tank. Questo qua ha una particolarità, questo portable tank, da non sottovalutare, ovvero non è poi così semplice da piazzare, perché appunto può prendere l'entrata dall'alto e l'uscita dal basso. Perché se voi provate a craftarne uno, vi uscirà così, con sotto il colore blu che è in entrata. Però potete modificare soltanto sotto entrata uscita, mentre sopra no, quindi da sopra deve entrare per forza e da sotto deve uscire cambiando il colore. E si viene a creare questa situazione, però è venuta anche bene perché appunto è tutta nascosta. Tiene 8000 MB, cioè millibucket, ed è portatile, quindi se voi lo prendete con la wrench vi rimane il liquido dentro. Potete vedere qua, ad esempio, va a manetta, cioè sembra che ci sia praticamente lava a non finire, guardate. E la stessa cosa va nei geothermal, guardate i tubi, tutti carichi di lava. Ovviamente avete notato che questi tubi sono molto meglio. Che dire, tutto procede per il meglio, oggi vi faccio vedere a che serve sto coso. Se no, che cacchio l'abbiamo caricato a fare? Ah, prendiamolo, ricordate, con la wrench, shift e tasto destro. E andiamo a craftarci una bella cosa. Sapete che all'inizio vi avevo detto craftiamo la mining turtle perché ci vogliono troppi diamanti per fare il quarry ed è comoda. Adesso che abbiamo i diamanti però facciamo il quarry, perché la mining turtle mi ha scocciato. Perché a ogni rientro, cioè io, se io spengo e riavvio Minecraft, si stacca la mining turtle, il che mi dà abbastanza fastidio. Devo prendere un bel po' di ferro da trasmutare, purtroppo, perché appunto il quarry si fa in questo modo. Vi faccio vedere. Quarry, eccolo qua. Abbiamo, come potete vedere, due diamond gear, cioè 4-8 diamanti, e poi ce ne servono ancora 11 per il piccone di diamante. Servono le iron gear e le gold gear, quindi serve ferro, oro e diamanti. Non è una cosa da poco. Mi sa che dobbiamo trasmutare una valanga di ferro qua. Io ne trasmuto 8, 3, 3, 6, 7 e 1, 8. Così avremo una valanga di diamanti e una valanga d'oro. Ora vi faccio vedere. Guardate qua adesso quante ne esce fuori. Dovrebbero uscirvi 64 ori. C'è uno stack d'oro. Che non è niente male, no? Da bam! Ah, ci servono 11 diamanti. 4 per 11 fa 44. Ricordate, la matematica non è un'opinione. 7, 8, 9, 10 e 11. Voilà! E infatti ne rimangono solo 20. Poi dobbiamo prendere anche ritrasmutiamo un po' d'oro in ferro, perché ci serve anche il ferro. Abbiamo 11 ori, 16 gold ingot e 32 iron ingot.
Chissà se ce la faremo, spero di sì, mi serve un po' di legno. Non è legno. Perfetto, come al solito, no? Senza legno, la solita baracca. Armiamoci ghiaccetta e mi sa che dovrò tagliarvi il video e andare a fare legno. Qua se non sbaglio sono un po' di stick, ma ne ho tre. Ottimo, vero? Qua ci sono i tank vecchi che avevo usato sotto, ma li ho tolti. E qua c'è l'industrial steam engine che ho avanzato. Quindi che dire ragazzi, come al solito stacco il video, vado a fare legno e ci vediamo dopo. Eccomi tornato ragazzi, sono alla buca enorme del Mining Turtle perché devo prendere l'Ender Chest, mi ero dimenticato. Perché senza Ender Chest come faccio poi a portare la roba del Quarry a casa? Guardate nello scavo cosa ha trovato la Mining Turtle. Dai, dimmi che ti rompi. Vabbè, mi faccio un piccone qua, va. Allora, faccio un piccone di ferro qua. Allora, crafting table, piccone di ferro, eccolo qua. Prendiamo la nostra ender chest. Rompiti, ok. Volete vedere cosa ha trovato la Mining Turtle qua? Guardate. Ha trovato uno spawner. Sembrerà strano, ma ha trovato uno spawner. E per fortuna ha tagliato solo fin qua. Perché si è fermata, ovviamente, come al solito. Minchia, ce la portiamo a casa. Cazzo. Oh, calmi, calmi. Una furia distruttrice, sti mob. Mio Dio. Allora, torniamocene a casa. Questa qui, sta voragine mi sa che ce la terremo per ricordo, perché non ho voglia di far continuare la Mining Turtle. Perché appunto, come ho detto, ogni volta che spengo Minecraft si stacca e quando riaccendo non parte. Mentre il Quarry, anche se riavvio Minecraft, continua ad andare tranquillamente. E ora vi faccio vedere però perché ho fatto quella specie di questo coso qua, raccoglitore di energia. Oh mio Dio, corri, 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 che c'è il creeper. Corri, corri, tutti dentro casa. Ok, siamo salvi. Il creeper di merda non ce l'ha fatta. Suca, suca. Allora, basta con le stronzate. Posiamo questa merdaccia. Ta-ta-ta. Ah, devo fare sì, il quarry. Ricordiamo come si fa il quarry. Si fa con, quindi, una valanga di rotelle, ma pure una valanga. Ah, però mi serviva anche la cobblestone. E che cazzo. Riprendiamoci la cobblestone. Eccoci qua la cobblestone. Cobblestone, cobblestone. Allora, devo fare una valanga di rotelle. Uno stack di rotelle ne mettiamo qui e qua 16 rotelle. Allora, se non sbaglio, vabbè, io prima faccio diventare tutte di pietra, poi me ne servivano 3 di ferro e 16. Allora, 3 di ferro, 2 di oro e 2 di diamante, quindi 7 in tutto. 7 devo farle diventare per forza tutte e 7 di ferro. Perché appunto per fare quelle d'oro e diamante bisogna far partire da quelle di ferro. Allora, 3 le lascio di ferro, e va bene. 2 le devo fare oro. Mi sa che ce la faccio giusto giusto con l'oro. 2 d'oro. E poi 2 devo farle diventare d'oro e poi di diamante. Così. Oro. E poi di diamante. Eccolo qua. Poi devo farmi un piccone di diamante. Oh, quanti stuzzichini devo prendere qua? Ecco qua. Piccone di diamante. E che altro serve? Vediamo un po'. Una redstone. Ce l'ho? Sì. Una redstone. 3 di ferro,
due d'oro, due di diamante e un piccone di diamante. Querry, eccolo qui, il nostro bellissimo Querry, una macchina scavatrice devastante che uccide tutti, ammazza tutti, spacca tutti, fratello. Ok, basta con le stronzate. Qua, ok. Adesso ragazzi prendiamo un po' di Blaze Rod che di sicuro saranno cadute da lì. Perché prendo un po' di Blaze Rod? Per un motivo molto semplice. Perché devo velocizzare il devo velocizzare l'impianto qua di smistamento. Perché voi non immaginate a che velocità adesso andrà il Querry. Normalmente un Querry lo mettete con due motorini del cazzo. Anche perché in genere voi scavate lontano da casa vostra, almeno spero, non credo che vi scaviate una fossa enorme vicino casa. Quindi non potete avere il boiler vicino, non potete avere l'MFSU per fare anche i motori elettrici, quindi non avete niente di niente. Per questo abbiamo fatto il raccoglitore di energia. Adesso andiamo a scavare, mettiamo là dove c'è la neve. Faccio vedere a che velocità impressionante grazie a questo raccoglitore di energia va il Querry. Cioè il raccoglitore di energia è una cosa stupenda, davvero. Ora vi faccio vedere. Dai Minecraft. Allora, prendete il vostro Querry, lo piazzate dove meglio desiderate, qui ad esempio, e vi dà, vedete, la zona di scavo, diciamo. Se siete soddisfatti, ci mettete qua sopra la vostra Ender Chest e qui a fianco ci mettete il raccoglitore di energia. Aspettate, vi do io il via, 3, 2, 1, via! Oh, che cos'è qua? Guardate, guardate che velocità assurda va. Guardate. Spiana tutto. Monta l'impalcatura e poi parte con la trivella. Faccio vedere ora quando parte la trivella che succede. Guardate che bello, neanche niente male. Guardate che velocità, che velocità assurda, Minchia, si sta riscaldando, Giallo. 3, 2, 1, vai con la trivella! A bombazza! Guardate! C'è una velocità assurda! In 2 secondi ti è già scavato tutto questo. E si può ancora velocizzare. Vedete qua che c'è l'output? Potete anche aumentarlo. A 70. Però vedete, non cambia molto con la velocità, sinceramente. Lasciatelo anche a 50. Perché consuma un macello se... Cazzo ci fai lì, pecora? No, tu muori! Scappa, pecora, scappa! Cos'è quello lì? Quel minerale lì. Bah. Scava, bello, scava, scava. Ah, la pecora non gli fa niente. È buono, buono. Si è salvata la pecora. Guardate qua. Quanta... A che velocità assurda va? E ci ho messo le Blaze Rod per potenziarlo. Ah, questo è il lingotto d'oro che arriva dalla fabbrica. I lingotti di ferro, cioè il lingotto di ferro, che è la fabbrica di lingotti di ferro. Cioè guardate che velocità assurda. Cazzo è successo? Guardate, è assurdo. E non si ferma neanche con l'ossidiana perché ha una punta di diamante. Si ferma solo alla bedrock, alla bedrock si ferma. Cioè è una cosa strepitosa, strepitosa. Mamma mia, che bello il Querry, che bello. Poi appena finisce questo qui, si va a ricaricare. Perché se non sbaglio, non riesce a farlo tutto lo scavo fino alla bedrock con uno solo. Bisogna poi ricaricarlo di nuovo, eccetera, eccetera. Però io direi, godiamoci proprio la nostra bellissima... Il nostro bellissimo scavo con il Querry. Guardate che bello. Scava davvero che una bellezza. Mamma mia che bello. La pecora è ancora lì, La pecora rimane ancora lì, poverina. Salta, salta, salta.
Guarda quanto copper, mi serviva il copper, vai così. Questa è la vostra risposta a tutti i vostri problemi sui minerali. Lasciate che questo qui scavi per un bel po', vi pulisce tutto, vi prende tutto, siete a posto. Davvero una cosa stupenda. Invece sapete cos'era successo per la mining turtle? Non so se ve ne siete accorti, non so se l'avevo spiegato in un vecchio episodio, non funzionava più. Sapete perché? Non per il non perché ha finito il carburante, perché proprio si è esaurito il piccone di diamante. Qua non c'era più il piccone di diamante, vedete sul lato sinistro della mining turtle, non c'era più. E quindi ho dovuto rifare un altro piccone di diamante per mettercelo addosso a questa. Invece questo qua è infinito, non ha bisogno di picconi diamanti. E poi anche se spengo e riavvio Minecraft rimane acceso. Cosa ho trovato là? Che la pecora ancora lì! Ti decidi di schiattare! Pecora. Vabbè ragazzi. Questo vi ho fatto vedere in questo episodio il mini query. Nel prossimo episodio ragazzi, tenetevi forte, mi raccomando, non mettetevi le mani nelle mutande, faremo l'energia infinita. L'energia infinita, cosa vuol dire? Che produce senza aver bisogno di chissà che cosa e produce all'infinito, corrente elettrica. Perché appunto poi dobbiamo tenere abbastanza caldo il nostro MFSU per... non così, non mettendoci la lava a fianco. Però per in sostanza alimentare il nostro mass fabricator per gli iridium e tutto l'impianto degli scrap. Poi se vediamo a che punto siamo arrivati, qua volendo possiamo entrare anche così. Entriamo alla vecchia maniera. Ah, chiudiamo il buco che abbiamo fatto. Voilà. Eccoci qua. Ah, vediamo quanti scrap ha fatto. Ehi, vabbè, continua così. Qua ho fatto fare un po' di iometter, ma ne servono molte di più, poi vedremo. Qua ho aggiunto soltanto uno di questi, eccetera, eccetera. Anche se devo dire che forse poi lo modificherò, sarebbe meglio mettere il tubo di legno qua al posto del filtro, e il filtro al posto del tubo di legno, per un motivo molto semplice. Perché il tubo di legno ne fa uno a uno, ne passa uno a uno. Il filtro no, anche 64 alla volta, quindi è meglio il filter. Poi con i tubi intelligenti, il pneumatic tube viene anche meglio. Qua come va? Come va con la cobblestone? Ce n'è ancora un bel po', perfetto. Scendiamo. Vediamo qua se la roba sta arrivando. Sta arrivando? Ehi, guardate qua. Quante belle cose mi ha trovato. E questi qui andranno automaticamente a smistare, vi ricordo, Anzi, questi 36, scommetto che sono il copper che è andato a cuocere ed è ritornato qui, ovviamente. Abbiamo i nostri blaze rod che stanno lavorando, bravissime. Guardate quanta roba. E ovviamente passa tutto per il tubo. Guardate il tubo. Quanta cobblestone che passa per il tubo. Ma dov'è che va a finire la cobblestone? Oh merda santa, si è riempito tutto di cobblestone. Oh miseriaccio. Aspetta, se no... ah ecco, arriva qua. Allora va svuotato. Ah guardate, queste qui sono le borsette piene, sono tutte piene di cobblestone. Non ci crederete, ma sono tutte piene di cobblestone. Io poi avevo messo un po' di chest qua giusto per usarci la roba, però dove va? Arriva la cobblestone. È questo punto qua. Questo. Vediamo un po'. Sì, perché il problema del quarry è che vi dà un macello di cobblestone, dirt, porcheria varia, gravel. Oh merda, è la dirt e la gravel? Guardate qua quanta roba, mio Dio. Ecco, il problema del quarry è quello. Che vi produce a manetta cobblestone e dirt. Di cui non sapete proprio cosa farvene. Ma cosa ve ne fate della cobblestone e della dirt?
prossimo episodio, mi raccomando ragazzi, tenetevi forte per l'energia infinita. Però per l'energia infinita ci servirà un altro particolare di un altro tipo di corrente elettrica, che non si produce con questa qui, ma è la Blue Electricity, che purtroppo ci serve, e capirete perché nel prossimo episodio. Comunque sappiate che per fare la Blue Electricity serve il blu, ma blu non intendo il ciano, serve la nicolite. Vediamo se abbiamo la nicolite. Hai voglia nicolite qua? È una delle cose che non ci manca. Di ferro vediamo quanto ne ho. 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9 stack e mezzo, perfetto. Contando che ne ho trasmutati già 8 stack, eh. Qua alluminio, ma non so cosa farmene. Quarzo. I forci come sono utili da mettere anche dentro al mass fabricator. Oppure per fare i contenitori di energia un po' più grandi, ma non so bene come si fanno, poi dovevo informarmi pure io quelli lì. Sono rimasto al mio vecchio MFSU, che comunque tiene 10 milioni di corrente, eh. Mica poco. Andiamo a vedere per l'ultima volta il query, non importa che sia notte. Anzi, non importa un cazzo, andiamo a dormire. Non voglio morire come uno stronzo. Ma dov'è il letto? Porca puttana, dove mettere il letto? Allora, letto, letto mio, nella casa tua. Ta 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 ta. Letto mio, nella casa tua. Dormi, dormi. Ok, buongiorno. Buongiorno a tutti. Andiamo a vedere i progressi del query. Ovviamente attenzione ai ragni sopra la capoccia, come al solito. Non ci sono ragni, incredibile, ma vero? Guardate la che velocità assurda, guardate. Non gli sto dietro neanch'io con il lag, mio Dio. E beh, che dire ragazzi, è uno spettacolo, eh. Occhio a non cadere. Cioè, guardate che roba. Guardate che roba. Come bisogna andarci col jetpack. Sembra abbastanza in fondo però, devo dire. Non so quanto sia arrivato di Y. Qua quant'è? È finita la corrente. Sì, anche perché secondo me si è riempito qua, infatti. Vedete, si sta fermando perché è finita la corrente. Però guardate fin dove è arrivato, quei 600.000. Ha fatto un bel lavoro, eh. Ora qua svuota con calma, noi andiamo a ricaricare il nostro contenitore di energia. E che posso dire? Beh, faccio vedere come ricarico adesso. E beh, devo dire che questo episodio spero che vi aiuti, perché non è il semplice query da piazzare, mettere con i due motorini del cazzo e aspetta che finisca perché ci metterà 30 anni. No, in 2 secondi avete visto quanto ha scavato. Cioè, è davvero un portento questa cosa qui. Questo affare qua è un portento. Dai, fammi passare. Andiamo giù a ricaricarlo. È finita la lava. Perché si saranno spenti i cosi nel nether. Devo andare a mettere altra cosa nel nether. Allora, accendiamo i motori e andiamo nel nether. Voilà. Sono tutti blu, ma di sicuro staranno già facendo un macello di energia. Siamo già a 2000. Così dal nulla. Eccellente. Vado a sistemare i cosi nel nether e che dire. Per questa puntata è tutto. Da Dark Knight è tutto. Ciao a tutti.